Un'azalea per la vita è il titolo della manifestazione che si è svolta in molte piazze italiane per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il cancro. Campurgiano ha aderito all'evento organizzando tantissime iniziative. Tra queste Corriamo contro il cancro, una corsa campestre con partenza e arrivo ai piedi della Rocca Estense. Grande spazio anche all'intrattenimento con una esposizione di auto e moto del passato, tra cui la ricostruzione dell'auto elettrica ideata dall'ingegner Carli nel 1891, oltre ad una Peugeot del 1905 e molti altri veicoli che hanno segnato la storia di oltre un secolo. La giornata è stata anche l'occasione per inaugurare un defibrillatore posizionato nella piazza principale di Campurgiano per conto della Misericordia. È un obiettivo che avevamo nei nostri programmi, l'abbiamo raggiunto anche grazie a un contributo che ci hanno dato il Lions Club e a una donazione testamentaria della signora Garzi Emilia. Questo sarà un primo passo per ulteriori installazioni che seguiranno nel futuro e speriamo presto. Ma le protagoniste della giornata sono state senza dubbio le azalee, piante simbolo della ricerca. Campurgiano è 24 anni che è presente sul territorio nazionale, è una delle mille piazze che ci sono in tutta Italia, è una fra le più attive perché ogni anno cerchiamo di raccogliere sempre su 10.000-12.000 euro da mandare poi dopo alla ricerca sul cancro.